Al termine della precedente lezione avevo detto che l'argomento delle stelle variabili era concluso. In realtà questo argomento non è concluso perché era concluso soltanto l'argomento delle stelle variabili di tipo periodico. Però in realtà ci sono altri oggetti nell'universo che mostrano delle variazioni di luminosità, anche se queste variazioni di luminosità non sono periodiche. Ecco, in particolare io mi riferisco in questo caso, ed è quello che discuteremo in questa lezione, della variabilità delle stelle nove. Ma che cosa sono le stelle nove? Sono delle stelle che sono associate in sistemi binari molto stretti, di cui una stella, che è poi la nova, quella che viene chiamata nova, è una nana bianca nelle cui vicinanze orbita una gigante rossa. Questo sistema binario è un sistema binario molto stretto, per cui la gigante rossa durante la fase di espansione arriverà ad un certo punto che interesserà completamente il lobo di Roche, quello che avevamo già visto quando avevamo parlato dei sistemi binari ad eclisse. Quindi quando la stella gigante rossa riesce ad occupare tutto il lobo di Roche, succede che parte del materiale della gigante rossa passa attraverso il nodo dei due lobi di Roche, della stella gigante e della stella nana, e migra verso la nana bianca, disponendosi praticamente sulla sua superficie. Ma questo cosa comporta? Comporta che la gigante rossa diminuisce, diciamo, di dimensioni perché lascia parte del suo materiale alla nana bianca, mentre la nana bianca invece si ispessisce. E tutto questo materiale si deposita sulla parte, diciamo, esterna della nana bianca, creando un guscio di un certo spessore. Questo spessore è chiaramente uno spessore molto piccolo, pari a un centesimo, un millesimo del diametro della nana bianca. Però questo spessore è sufficiente a fare aumentare la pressione e la temperatura della stella, al punto che quando si raggiungono determinate pressioni, determinate temperature, l'idrogeno presente in questa fascia esterna subisce una reazione nucleare violenta, cioè l'idrogeno non si trasforma in elio come avviene nelle stelle, diciamo, normali, ma passa direttamente secondo il ciclo carbonio-azoto-ossigeno. Quindi si ha una reazione estremamente violenta che porta come conseguenza alla esplosione della parte superficiale della stella, la quale si irraggia nello spazio circostante in maniera radiale in tutte le direzioni. Quindi se noi osserviamo poi questa stella con un telescopio, vedremo che al centro ci sarà la nana bianca e tutto intorno ci sarà questo alone che circonda la stella. E questo alone chiaramente tenderà ad espandersi. Diciamo subito una cosa, che quando si raggiunge appunto questa situazione critica in cui il guscio esterno non ce la fa più a restare gravitazionalmente legato alla nana bianca, ma esplode, quindi fuoriesce dalla stella, ebbene, in questa maniera noi, stando sulla Terra, osserviamo una variazione di luminosità repentina che porta la stella a fare variare la sua luminosità di addirittura 12 magnitudini. Quindi se noi per esempio avevamo una stella nel cielo che ci appariva con la magnitudine 12, una volta che è avvenuta questa esplosione della stella nova, la magnitudine che noi osserviamo nell'arco di poche ore, un giorno al massimo, è di circa 12 magnitudini, quindi diventa una stella di grandezza zero, quindi una stella molto brillante. Contemporaneamente a questa luminosità improvvisa si vedrà che questo
guscio che viene espulso dalla stella si muoverà radialmente dal centro della stella con delle velocità abbastanza elevate che si aggirano su circa 1000 km al secondo. Quindi l'effetto finale che noi vediamo qual è? È quello di vedere la stella che esplode e la luminosità della stella sale repentinamente per poi ridiscendere molto più lentamente e ritornare all'incirca ai valori iniziali di luminosità. Però si è visto che questi tipi di stelle hanno delle caratteristiche particolari, vale a dire che quanto più è brillante la stella durante l'esplosione e tanto più veloce sarà il tempo di declino e quindi il tempo di ritorno alla normalità della stella con le magnitudini che aveva più o meno originariamente. Mentre se la stella ha un'esplosione che non provoca una luminosità eccessiva, il tempo di declino della luminosità della stella sarà decisamente più lento. Ecco, se noi poniamo in grafico questa situazione, quindi vediamo stelle che hanno delle luminosità durante l'esplosione elevatissime, noi vedremo che i periodi di declino di queste stelle saranno decisamente più brevi. Ebbene, si è visto che mettendo in grafico la magnitudine visuale assoluta massima, quindi quella registrata praticamente poche ore dopo l'esplosione della parte superficiale della stella, e mettiamo in ascisse il logaritmo del numero di giorni per cui la stella scende, o meglio, sale di due magnitudini, cioè diventa meno luminosa di due magnitudini, ecco che noi vediamo che se abbiamo una stella molto brillante di magnitudine assoluta meno 10 quando avviene l'esplosione, ecco che avremo praticamente un periodo di decrescita della luminosità e quindi un aumento di due magnitudini, così si è cercato di vedere la correlazione esistente tra l'abbassamento della luminosità con il tempo che impiega effettivamente per raggiungere questa luminosità. Quindi se la stella nuova diminuisce, o meglio aumenta di due magnitudini, quindi vuol dire che la magnitudine da meno 10 passa a meno 8, si vede che praticamente il tempo che impiega per salire di due magnitudini è, diciamo, intorno al logaritmo di t uguale a 0,5, quindi praticamente pochi giorni. Se noi prendiamo invece una stella che ha una magnitudine assoluta massima durante l'esplosione di meno 8,5, più o meno situata a questa altezza, ecco che noi vediamo che il logaritmo del periodo espresso in giorni, tale per cui la magnitudine sale e quindi la luminosità diminuisce di due magnitudini, si attesta sui 10 giorni. Oppure, ancora andando avanti in questo grafico, appunto dove è riportata la distribuzione dei logaritmi e quindi di converso anche la rappresentazione dei giorni, ecco che se noi ad esempio vediamo che il tempo di decadimento della luminosità della stella di due magnitudini avviene in 100 giorni, vediamo che la magnitudine assoluta che doveva avere la stella quando è esplosa, nel momento dell'esplosione, era di meno 6. Quindi, come potete vedere, c'è questa relazione lineare tra il logaritmo del tempo di declino della stella con la magnitudine assoluta, quindi quella che si vedrebbe a 10 parsec di distanza, che ci mostra appunto questo andamento abbastanza costante e rettilineo. Però con questo sistema come possiamo noi determinare la magnitudine assoluta massima se non conosciamo la distanza della stella? Allora, qui si è escogitato un sistema abbastanza ingegnoso,
e che consiste appunto in questa trattazione che vediamo ora. Dobbiamo allora sapere che queste stelle nove si trovano sia nella nostra galassia, ma si possono trovare anche in galassie esterne. Chiaramente tutto ciò che è più vicino a noi si riesce a osservare meglio e effettuare delle altre misurazioni che non sarebbero possibili se noi dovessimo effettuarle su oggetti extragalattici. Quindi per adesso immaginiamo di prendere in considerazione una stella nova appartenente alla nostra galassia e anche abbastanza vicino a noi. Cosa succede? Che si può calcolare la distanza di questa nova dalle seguenti considerazioni. Allora, noi abbiamo visto che durante l'esplosione di questa stella tutto il gas viene emesso radialmente dalla stella con delle velocità che si aggirano sui 1000 km al secondo. Ma al tempo stesso noi riusciamo a vedere che questa nube di gas tende a dilatarsi con il passare del tempo e quindi noi da Terra noteremo che con il passare del tempo questa nube di gas tenderà ad allargarsi. Per cui noi siamo in grado di calcolare l'angolo sotto cui noi vediamo il centro della stella e la nube di gas. E questo angolo lo chiamiamo con la lettera greca teta. Allora, se questa è la nana bianca, questo è il guscio che viene espulso, ecco che noi in un certo istante t noteremo che la distanza angolare del guscio rispetto al centro della stella sarà teta. La distanza della stella sarà ovviamente d, e il raggio lineare di questa nube di gas che circonda la stella sarà R. Allora qui subentrano delle semplici questioni di geometria, quindi di trigonometria piana, perché noi sappiamo che R, cioè il raggio della nube di gas rispetto al centro della stella, sarà dato da D, che è la distanza della stella da noi, per la tangente di teta. Però questa relazione la possiamo anche scrivere come d per teta in radianti, questo angolo espresso in radianti, in quanto questo angolo teta, come potete capire, è un angolo molto piccolo, proprio perché la stella è molto lontana e di conseguenza il guscio esterno rappresenta una piccola quantità di espansione rispetto alla distanza che effettivamente ha la stella da noi. Però questo raggio da cosa potrebbe essere anche espresso? Potrebbe essere espresso dalla velocità di espansione della stella per un certo delta t, per un certo tempo, perché velocità per tempo otteniamo uno spazio. Quindi a un certo istante t noi valuteremo un raggio R di questo guscio, che è dato dalla velocità che noi assumiamo più o meno costante per tutto questo periodo di espansione subito dopo l'esplosione, è dato appunto dalla velocità di espansione per il delta T. Però dobbiamo dire che la velocità di espansione noi la possiamo valutare grazie al fatto che questa stella emette radialmente in tutte le direzioni il gas. Quindi in questa particolare direzione in cui il gas tende ad avvicinarsi a noi, perché qui noi abbiamo la posizione del nostro osservatore, ecco che con la tecnica spettroscopica, più in particolare con il metodo dell'effetto Doppler, noi siamo in grado di vedere lo spostamento delle righe spettrali di questo gas e quindi, come abbiamo già visto in tante lezioni, valutare la velocità di espansione del gas rispetto a noi e quindi in tutte le direzioni. Però, andando a sostituire poi in questa prima formula, noi la R la possiamo scrivere come V di espansione per delta T, da cui ricaviamo direttamente il valore di D, che è la distanza appunto della stella,
data dalla velocità di espansione per delta t diviso l'angolo espresso in radianti. Chiaramente questa è una distanza che si ottiene in chilometri, perché se noi esprimiamo la velocità in chilometri al secondo e il tempo in secondi, noi otteniamo dei chilometri, perché i radianti sono dei numeri puri. Quindi poi bisognerà trasformare questa distanza d che si ottiene in chilometri, quindi dei numeri praticamente impronunciabili, portarli da chilometri ad anni luce oppure a parsec. Però diciamo che concettualmente la cosa è fattibile. Allora, cosa succede? Che noi siamo in grado di calcolarci la magnitudine assoluta a questo punto di una stella nova che si trova nelle nostre vicinanze, perché se vi ricordate dalle lezioni precedenti, se la distanza di una nova è nota, e quindi di una nova non nova è, di una nova è nota, si può ricavare dal modulo di distanza magnitudine assoluta nel visuale meno magnitudine apparente, sempre nel visuale, uguale 5 meno 5 logaritmo di d in parsec. Ma il d lo otteniamo da questa formula che è opportunamente tradotto in parsec, ecco che può essere sostituito in questa formula. Per cui di questa formula noi conosciamo ovviamente la magnitudine visuale apparente, quindi quella che noi osserviamo sulla Terra quando la stella esplode. Ma avendo la distanza di questa stella, noi riusciamo a calcolare anche la magnitudine assoluta visuale della stella. E questa sarà una magnitudine visuale assoluta massima. Ma se noi poi andiamo appunto a fare il discorso che abbiamo visto poco fa, cioè che mettiamo in ordinata le magnitudini assolute massime con il periodo di decadimento di due magnitudini, e quindi valutare quanti giorni passano affinché la stella diminuisca la sua luminosità di due magnitudini, ecco che noi otteniamo questa relazione lineare in cui nelle ascisse è riportato il logaritmo dei giorni del declino. A questo punto che cosa possiamo ancora dire? Che questa è una relazione che ci dice come le varie stelle nove, a seconda della loro brillantezza durante l'esplosione, hanno dei periodi di declino che sono tanto più lunghi quanto meno brillanti sono queste esplosioni. E infatti noi otteniamo questa curva. Però se noi facciamo una rappresentazione diciamo grafica di come avviene il declino di queste varie stelle nove aventi diversa brillantezza durante la fase di massima luminosità, ecco che noi possiamo crearci un grafico di questo genere in cui nelle ordinate riportiamo al solito le magnitudini assolute visuali di determinate nove e in ascissa il numero di giorni di decadimento. Allora, si è visto che stelle che decadono diciamo in 18 giorni hanno un andamento di questo genere, segnato appunto con questa linea più spessa. E questo sta a indicare che una stella che ha una magnitudine abbastanza brillante, perché qui ci troviamo tra la 8 e la 9, ha un periodo di declino di due magnitudini in circa 18 giorni, mentre quest'altra ha un periodo di declino di 8 giorni. Ecco, vedete quest'altra curva che è tratteggiata, qui ci sono rappresentati i giorni e qui nelle ordinate ovviamente uno riesce a vedere le magnitudini che corrispondono ai vari giorni che sono trascorsi dall'esplosione.
ultima è quella più orizzontale di tutte le curve, è quella che mostra un decadimento di due magnitudini pari a 37 giorni, quindi come vedete la pendenza è molto bassa, per cui scende di due magnitudini però in 37 giorni. Ecco, però la cosa interessante che si può vedere in questo grafico è che tutte queste tre curve hanno un punto di convergenza in un unico punto, che è situato nel grafico all'intersezione dei 15 giorni del periodo di declino e alla magnitudine meno 5.6. Quindi cosa vuol dire? Che in buona sostanza questo che abbiamo visto prima ci dice il periodo di declino a seconda del tipo di nova che noi prendiamo in considerazione, quindi una nova brillante ha un periodo di declino più breve, una nova meno brillante ha un periodo di declino più lungo. Però a prescindere dalla magnitudine assoluta massima che possa avere una nova, noi vediamo che tutte le nove hanno un periodo di decadimento, o meglio un periodo di declino delle magnitudini che è più o meno costante per tutti i tipi di nove, indipendentemente dal fatto che siano molto brillanti o poco brillanti. E questo avviene appunto per 15 giorni con una magnitudine di meno 5,6. Quindi noi possiamo dire che la magnitudine media assoluta di una nova qualsiasi si attesta all'incirca su 5,6 magnitudine negativa con errore di più o meno un decimo della magnitudine. Allora, detto questo, vediamo come poi si fa praticamente a determinare non solo la distanza delle nove che sono presenti nella nostra galassia e quindi molto vicine a noi, ma anche trovare la distanza delle nove extragalattiche, vale a dire trovare la distanza delle stelle nove che si trovano in altre galassie molto lontane. Chiaramente questo è un metodo che ci fa determinare la distanza di queste stelle, però chiaramente è limitato perché ovviamente il sistema di misura che ne viene fuori non è preciso come quello che si ha con le parallassi di tipo trigonometrico. Però adesso vedremo quali sono i limiti di questo metodo. Allora, innanzitutto possiamo dare delle indicazioni ulteriori che più o meno nella nostra galassia si verificano 40 esplosioni di stelle nove all'anno. Queste nove chiaramente emettono il gas nelle immediate circostanze della stella, però poi alla fine questo gas ricontrae e in certi casi queste stelle sono di tipo periodico, però in questo caso è difficile parlare di periodo perché i periodi sono estremamente lunghi. Infatti quelle che vengono chiamate nove ricorrenti sono delle stelle che probabilmente ogni 1000 o 100.000 anni esplodono emettendo nelle loro immediate vicinanze il gas. Il ciclo potrebbe ripetersi parecchie volte, però diciamo che come potete capire questi periodi sono estremamente lunghi e quindi difficili da poter valutare, però in linea di principio questo può accadere. Vediamo ora di determinare la distanza delle nove extragalattiche, perché abbiamo visto che se sono vicine con questo mezzo noi riusciamo a calcolare la distanza. Allora, innanzitutto bisogna dire che il delta M che noi osserviamo, come avevamo già visto anche nelle lezioni precedenti, quindi la differenza di magnitudine apparente, la possiamo considerare quasi uguale alla differenza di magnitudine assoluta di queste stelle. Quindi se noi prendiamo la magnitudine apparente massima meno la magnitudine apparente che noi vediamo dopo un certo numero di giorni,
e che questa dà un valore di due magnitudini di differenza, ecco che noi possiamo ricavarci poi il tempo direttamente, cioè quando noi vediamo che la stella nana esplode, quindi la nova esplode, noi avremo una magnitudine apparente massima. Però passato un certo numero di giorni, quando noi vedremo che questa magnitudine è aumentata e quindi la luminosità è diminuita di due magnitudini, ecco che noi vediamo quanti giorni ha impiegato questa nova per diminuire la sua luminosità di due magnitudini. Quindi dalle nove galattiche noi siamo in grado di ricavarci la magnitudine assoluta massima tramite appunto questa relazione, quindi dalla magnitudine apparente massima che è uguale poi a 5 meno 5 logaritmo di D, quindi portando questa magnitudine apparente nell'altro membro otteniamo la magnitudine massima. Questo per la nova galattica. Dalla nova estragalattica invece che cosa abbiamo? Abbiamo anche qui una magnitudine apparente massima, il tempo di declino di due magnitudini, perché noi anche se la stella si trova in un'altra galassia vediamo la sua magnitudine apparente quando è scoppiata da poco tempo, da pochissime ore, e quindi registriamo questo valore, ma riusciamo a contare anche i giorni in cui la sua luminosità scende di due magnitudini. Quindi noi riusciamo a calcolarci il tempo di declino appunto di due magnitudini. Ma avendo allora la magnitudine apparente massima, il tempo di declino di due magnitudini, possiamo utilizzare questa formula è quindi dedotta da questo grafico per calcolarci la magnitudine assoluta massima della nostra nova. E quindi da questa magnitudine assoluta, quindi la magnitudine che avrebbe questa stella se noi la vedessimo soltanto a 10 parsec di distanza. Ma allora, avendo appunto la magnitudine assoluta massima e la magnitudine apparente massima di questa nova, noi possiamo utilizzare la formula del modulo di distanza che ci permette di calcolare la distanza in parsec di questa nova che appartiene non alla nostra galassia ma addirittura ad altre galassie. Qual è il limite di misura di queste nove, di questi indicatori di distanza? È un limite abbastanza elevato ma abbastanza impreciso, e diciamo che la distanza limite massima a cui si può arrivare con questo metodo che abbiamo trattato è diciamo di circa 20 megaparsec, quindi 20 milioni di parsec. Questo vuol dire che noi siamo in grado di poter osservare delle esplosioni di stelle nove addirittura nelle galassie dell'ammasso della Vergine, quindi a distanze abbastanza grandi, più o meno confrontabili come quelle che si sono ottenute utilizzando le cefeidi.